La parola quotidiana di Dio. L'opera nella corrente dello Spirito Santo, che si tratti dell'opera propria di Dio o degli uomini utilizzati da Dio, è l'opera dello Spirito Santo. La sostanza di Dio stesso è lo Spirito, che può essere chiamato lo Spirito Santo oppure lo Spirito sette volte intensificato. A ogni modo, si tratta dello Spirito di Dio, solo che lo Spirito di Dio assume un nome diverso nelle differenti ere, ma la sostanza è sempre una. Pertanto, l'opera di Dio stesso è l'opera dello Spirito Santo. L'opera del Dio incarnato non è altro che lo Spirito Santo all'opera. L'opera degli uomini che vengono usati è anch'essa opera dello Spirito Santo, solo che l'opera di Dio è la completa espressione dello Spirito Santo, senza alcuna differenza, mentre l'opera degli uomini utilizzati è mescolata a molti aspetti umani e non è diretta espressione né tantomeno completa espressione dello Spirito Santo. L'opera dello Spirito Santo è varia e non limitata ad alcuna condizione. L'opera varia a seconda delle persone e trasmette differenti essenze su cui lavorare. L'opera differisce anche nelle diverse ere, così come in diversi paesi. Ovviamente, sebbene lo Spirito Santo operi in diversi modi e secondo molti principi, indipendentemente da come l'opera venga fatta o su quale tipo di persone, la sostanza è sempre diversa. E l'opera che egli fa su diverse persone ha tutti i principi e tutto può rappresentare la sostanza dell'oggetto dell'opera. Ciò perché l'opera dello Spirito Santo è molto specifica riguardo all'ambito e accuratamente misurata. L'opera compiuta nel corpo incarnato non è la stessa di quella svolta sulle persone e inoltre varia a seconda del diverso calibro di persone. L'opera fatta nel corpo incarnato non viene svolta sulle persone, e nel corpo incarnato egli non svolge la stessa opera svolta sulle persone. In una parola, indipendentemente da come egli operi, l'opera svolta su oggetti differenti non è mai la stessa, e i principi secondo i quali egli opera differiscono a seconda dello stato e della natura delle diverse persone. Lo Spirito Santo opera su persone diverse in base alla loro sostanza intrinseca e non fa loro richieste che vadano oltre la loro sostanza intrinseca, né opera su di loro oltre il loro effettivo calibro. Pertanto, l'opera dello Spirito Santo sull'uomo permette alle persone di vedere la sostanza dell'oggetto dell'opera. La sostanza intrinseca dell'uomo non cambia. Il calibro effettivo dell'uomo è limitato. Sia che lo Spirito Santo usi le persone, sia che operi sulle persone, la sua opera è sempre in rapporto ai limiti di calibro delle persone, così che possano trarne beneficio. Quando lo Spirito Santo opera sugli uomini che vengono utilizzati, sia i loro doni sia il calibro effettivo entrano in gioco senza alcuna riserva. Il loro calibro effettivo viene totalmente messo a servizio della realizzazione dell'opera. Si può dire che egli operi usando le parti degli uomini a sua disposizione al fine di ottenere i risultati desiderati. Per contro, l'opera svolta nel corpo incarnato è diretta espressione dell'opera dello Spirito e non si mescola con mente e pensieri umani. Non è raggiungibile né dai doni né dall'esperienza né dall'innata condizione dell'uomo. L'opera dello Spirito Santo, dalle innumerevoli sfaccettature, mira nella sua totalità a beneficiare ed edificare l'uomo, ma alcune persone possono essere portate a perfezione, mentre altre non possiedono le condizioni per giungere alla perfezione. Vale a dire, non possono essere portate a perfezione e a stento possono essere salvate. E anche se possono aver goduto dell'opera dello Spirito Santo, verranno alla fine eliminate.
Questo è per dire che, sebbene l'opera dello Spirito Santo sia per l'edificazione delle persone, ciò non significa che tutti coloro che hanno beneficiato di essa possano essere portati a completa perfezione, poiché il percorso seguito da molte persone non è il percorso dell'essere portati a perfezione. Esse possiedono solo l'unilaterale opera dello Spirito Santo, non la personale collaborazione umana, né la corretta ricerca umana. In tal modo, l'opera dello Spirito Santo su queste persone diviene opera al servizio di coloro che vengono portati a perfezione. L'opera dello Spirito Santo non può essere direttamente vista né direttamente toccata dalle persone stesse. Può solamente essere espressa mediante l'aiuto degli uomini con il dono dell'opera, vale a dire, l'opera dello Spirito Santo viene fornita ai seguaci mediante l'espressione degli uomini.